Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare della Rock Rider XC500S. Finalmente, dopo tanto tempo, sono riuscito ad andarla a testare e non vedevo l'ora di andarvene a parlare. Rockrider XC500S, bicicletta full suspended di Rockrider ad un prezzo accessibile a tutti, che grazie a questa sua caratteristica diventa molto interessante, e andiamo subito a scoprirla nel dettaglio. Andiamo a vedere in primis tutti i suoi componenti, come è stata fatta. Prima di tutto andiamo a vedere il telaio è in carbonio, la parte anteriore, il carro posteriore è in alluminio, carro in alluminio che ci consente di avere anche un prezzo più accessibile in questo caso. Se vogliamo l'alternativa con il carro in carbonio, è uscita da poco tempo, è la nuova Rockrider Race 900S. Se volete andare a scoprirla anche lei, vi lascio qui in alto a destra il video dove ne vado a parlare, e qui sotto in descrizione trovate ovviamente il link sia alla Rockrider XC500S se volete andarla a rivedere meglio, e sia alla nuova Rockrider Race 900S. Come vi ho appena detto, il carro in alluminio. Il peso del telaio con il carro posteriore è 2,2 kg in taglia S, per un peso totale di questa bici di 12,4 kg in taglia S sempre. Ma andiamo a capire nel dettaglio il perché di questi 12,4 kg, e poi verso fine video vi vado anche a dire 2-3 upgrade che secondo me possono essere fatti a prezzo anche abbastanza basso per andare a abbassare notevolmente il peso di questa bicicletta. Altra cosa di questo telaio è in colorazione nero opaca con le scritte oro che risaltano molto bene. La bici vista dal vivo è veramente molto bella. Troviamo una forcella anteriore da 120 mm Manitou Machete e un ammortizzatore posteriore sempre da 120 mm Manitou Radium Expert. Gli ammortizzatori anteriori e posteriori sono controllati dal classico comando combo lock che blocca a tre posizioni, ovvero la posizione chiusa, anteriormente e posteriormente gli ammortizzatori sono chiusi, la posizione intermedia, può anche essere chiamata posizione trail, che blocca a metà sia l'anteriore che il posteriore, e poi la terza posizione che è quella tutto aperto, che si utilizza in tutti i pezzi, quelli più scassati, tutti i pezzi dove bisogna guidare davvero e proprio cross country. Il cambio che è stato montato anche in questo caso è uno SRAM GX a 12 velocità. Troviamo una cassetta posteriore SRAM NX 1150 e una guarnitura anteriore stilo con una corona da 32 denti. Si possono andare a montare corone dal 30 al 36. In questo caso, se abbiamo gamba per spingere, possiamo andare a mettere direttamente, secondo me, un 34. Se non abbiamo tantissima gamma, possiamo ottenere tranquillamente il 32. Questo è a discrezione vostra e questo dipende in base alla vostra forma. I freni che sono stati montati sono i classici SRAM Level T con disco anteriore da 180 e disco posteriore da 160 mm. Questo devo dire che è un'ottima combinazione, essendo una bicicletta full, avere un disco da 180 mm all'anteriore che ci dà quella potenza frenante in più. Il mio consiglio su questi freni per farli andare al meglio è quello di andare a cambiare le pastiglie originali e andarle a sostituire con un altro modello più potente, e dopo aver fatto questa cosa secondo me iniziano a frenare anche molto bene. Le ruote che sono state montate sono le Sanringo Duroc con canale esterno da 30 mm, ruote abbastanza pesanti che sono però molto resistenti, le ruote sono ovviamente tubeless ready e sono già nastrate, ruote tubeless ready come i copertoni che sono stati montati sono già tubeless, quindi la cosa che vi consiglio di fare assolutamente è quella di andarla a convertire subito in tubeless, quindi vi basterà andare a prendere a parte le valvole, mettere il liquido all'interno e avete subito convertito la ruota in tubeless. I copertoni che sono stati montati sono variabili, perché in base alla disponibilità di copertoni che hanno vi monteranno quelli, e le alternative sono tra gli Hutchison Cracker Racing Lab, copertoni che vanno molto bene, che ho anche sulla mia Race 900 LTD e che ne ho parlato molto bene nel video dove sono andato a recensirla,
alternativa. Se non l'avete visto, vi consiglio di andare a darci un'occhiata, lo trovate qui in alto a destra. E l'alternativa agli Acison Crafting Racing Lab sono il Vittoria Bartolo anteriore e il Vittoria Metzger al posteriore, rinforzati in colorazione para da 2,25. Tutte e due, secondo me, sono due buone alternative di copertoni, due buone alternative di copertoni polivalenti che vi consentono di andare dappertutto in ogni tipo di stagione, perché se la comprate adesso che arriva l'inverno vanno molto bene nel fango, ma sono anche dei copertoni che, se li andiamo a utilizzare d'estate, sono comunque abbastanza scorrevoli. Quindi sia una o l'altra sono una buona alternativa. Il manubrio che è stato montato è il classico manubrio Rock Rider in alluminio da 720. La sella che è stata montata, anche in questo caso una classica sella Rock Rider, che per il prezzo che ha va molto bene. Sella che io in primis ho utilizzato nella mia vecchia XC900 e non ho mai avuto problemi. Essendo una cosa molto soggettiva la sella, vi conviene poi provarla e capire se fa per voi. Oltre alla sella, il reggisella è un reggisella da 31,6, che è ovviamente compatibile con un reggisella telescopico. 31,6 è una anche delle misure più utilizzate e quindi è una cosa che vi consiglio di fare assolutamente, come i copertoni tubeless, andare a mettere, dopo che l'avete acquistata, un reggisella telescopico. Vi lascio qui sotto in descrizione una buona alternativa. Il reggisella telescopico passa internamente al telaio e per andarlo a mettere non è neanche molto difficile, perché attraverso questo buco che troviamo appena sopra il movimento centrale ci facilita la vita ad andarlo ad inserire all'interno. Ma detto questo, come mi sono trovato io in sella a questa Rock Rider AC500S? Allora, devo dire che mi sono trovato molto bene, non pensavo inizialmente, perché avevo paura che era una bicicletta troppo pesante, invece utilizzandola non mi ha fatto pesare i chili che aveva leggermente di troppo. Essendo comunque una bicicletta full, c'è sempre il rischio che si va a disperdere un po' troppo l'energia quando andiamo a spingere i piedi sui pedali, ma per fortuna non ho avuto questa sensazione e mi ha dato l'idea comunque il carro di darmi la giusta trazione nei momenti in cui glielo richiedevo, nei momenti dove stavo guidando, per esempio in salita, nei momenti dove mi rialzavo in piedi sui pedali e quindi stavo rilanciando la mia bicicletta, e questa cosa mi è piaciuta molto. Nei pezzi guidati, nei pezzi quelli più scassati, ha dato ovviamente il meglio di sé, perché comunque è una bicicletta full da 120 all'anteriore e posteriore. Nei pezzi dove si vibra tanto riesce a smorzare molto bene e a copiarlo molto bene il terreno, e questa è una gran cosa. Rigidità e reattività dovuta anche alla grandezza del movimento centrale. Il movimento centrale, come vediamo, è molto generoso già a vederlo, e questo ci offre tanta reattività. E detto questo, non vedo l'ora di provare poi la nuova Race 900S per capire quanta differenza c'è tra il carro in alluminio di questa XC500S e la nuova Race 900S, che ha un nuovo carro in carbonio lavorato apposta per essere più performante. Anche in questo caso troviamo una serie sterzo con delle dimensioni molto generose, dimensioni generose della parte dello sterzo che ci aiutano molto a guidare la nostra bici, e questa cosa nei pezzi guidati ci ha aiutato molto. È un peccato che non l'ho provata con un reggisella telescopico, perché penso, se avessi avuto un reggisella telescopico, mi sarei divertito veramente tanto in sella questa XC500S. E non abbiamo visto prima le sue geometrie. Troviamo un angolo sterzo da 68 gradi, un angolo sella da 73 gradi, qui vi lascio comunque tutte le geometrie del telaio. L'angolo sterzo da 68 gradi ha contribuito a superare più facilmente gli ostacoli. Angolo da 68 gradi, che comunque è un angolo moderno, è un buon compromesso per essere un angolo da cross country. Poi ovviamente ogni marchio lo fa a modo suo, c'è chi fa addirittura 69, chi fa addirittura 70 gradi, quindi un angolo più chiuso, e chi addirittura fa 67 o 66 gradi, quindi un angolo molto più aperto. I suoi punti di forza sono in primis il prezzo, perché abbiamo una bicicletta da cross country full accessibile praticamente a tutti, quindi se vogliamo iniziare a fare questa specialità, se vogliamo una bicicletta comunque performata ad un prezzo basso, lei è l'ideale. Non vi scrivo quale prezzo, perché ultimamente è variato, quindi qui sotto in descrizione vi lascio il link alla bici, così potete entrare direttamente all'interno della sua scheda prodotto e vedere il prezzo attuale nel momento che state vedendo il video. Altro punto di forza, secondo me, è il colore. Vista dal vivo è veramente una gran bella bici. Sarà che a me piace il nero e l'oro, non a caso anche io sono andato ad acquistare una bicicletta nera e oro, la 900 in edizione limitata, ma vista dal vivo fa il suo sporco effetto, e questa è una cosa non da sottovalutare per questa bicicletta. E il suo altro punto di forza è che la parte anteriore del telaio, in questo caso non la posteriore che è il carro in alluminio, è lo stesso telaio che utilizza il Rock Rider Racing Team, la squadra ufficiale di Rock Rider che corre le gare più importanti
nel panorama mountain bike. L'unica differenza, come vi ho detto prima, è il carro posteriore. Ed ora andiamo a vedere i suoi punti negativi. Secondo me non ha punti negativi dal punto di vista di componenti, perché se vogliamo una bicicletta con componenti migliori spendiamo un po' in più e ci sono gli altri modelli. Quindi lascerei da parte questo argomento e vi andrei a dire l'unico punto negativo che secondo me ha. Dal punto di vista estetico, il cavo nell'ammortizzatore posteriore non è bellissimo da vedere, e questa è l'unica pecca che ha secondo me questo telaio. E detto questo, andiamo a vedere velocemente i possibili upgrade che possiamo andare a fare. Le cose che pesano di più in questa bicicletta sono, secondo me, le ruote. Quindi per andare a passare notevolmente il peso possiamo andare a cambiare le ruote e il pacco pignoni posteriore, perché abbiamo comunque un pacco pignoni NX che pesa anche tanto. Andando a cambiare delle ruote, mettiamo delle ruote magari con un canale un po' più largo, non proprio delle ruote in carbonio perché sennò poi la bici costerebbe troppo, e conviene andare direttamente con i modelli, quelli nuovi, i modelli Race 900S che ha varie configurazioni, e mettiamo delle ruote più leggere anche in alluminio con canale più largo. Andiamo a cambiare il pacco pignoni magari con un pacco pignoni SRAM GX e abbassiamo già di qualche etto il peso della nostra bici, avendo anche poi il canale più largo nelle ruote ci aiuta a guidare notevolmente meglio, e questo è uno dei componenti che vi consiglio di cambiare per abbassare il peso. Oltre alle ruote potremmo anche andare magari a cambiare la guarnitura, andiamo a mettere una in carbonio e anche qua qualche etto lo guadagniamo facilmente, oppure possiamo andare a cambiare il manubrio, andiamo a metterne una in carbonio, abbassiamo di qualcosina il peso, ma oltre a abbassare il peso il manubrio in carbonio ci aiuta anche a smorzare di più le vibrazioni sulla parte delle braccia. Quindi anche questo è da valutare. Come vi ho anche accennato prima, una cosa che vi consiglio di fare è andare a mettere il reggisella telescopico, perché vi aiuterà a passare ancora più facilmente gli ostacoli, e su questa bicicletta secondo me con un reggisella telescopico riuscite ad andare praticamente dappertutto. E arrivati a questo punto del video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, accendere la campanellina per rimanere aggiornati su tutti i prossimi video. Prossimamente ne usciranno tanti altri. Se questo video vi è piaciuto, non dimenticatevi di mettere anche un bel like. E se lo fate, siete dei grandi, e io vi saluto e ci vediamo alla prossima!